Alfa 7S ha fatto veramente scalpore questa macchina, perché sono riusciti ad integrare in un corpo di queste dimensioni un sensore full frame, con tutta una serie di potenzialità video incredibili, tra cui la tanto famosa sensibilità ISO, che arriva a 409.000 ISO, quindi un valore, se pensate, veramente pazzesco. Magari realizzare dei filmati a 409.000 ISO può sembrare un po' stranino, però vi confesso che a 80.000, 100.000 ISO questa macchina si comporta in maniera eccellente. La macchina perché piace? Perché appunto ho una dimensione, è un sensore attaccato ad un'ottica. Questo vuol dire che posso ad esempio utilizzare le ottiche d'attacco E-Sony, che ce ne sono di eccellenti, e si parla di Zeiss ad esempio, quindi in questo caso c'è un 55-1.8, fantastico, e perché no, tramite un opportuno adattatore Sony, come questo qua, posso andare ad utilizzare delle ottiche Sony del mondo reflex, quindi di tutte le Alfa che io ho, e quindi ho una macchina di questo genere. Chiaramente le dimensioni sono cambiate, però posso andare ad utilizzare tutte le mie ottiche. Il nocciolo di tutta la questione è il sensore. È un sensore che ha una risoluzione di 12 megapixel. Per chi fa video, questo 12 megapixel è eccellente, vi spiego perché. Immaginate un sensore full frame con solo 12 megapixel, le dimensioni del singolo pixel sono abbastanza importanti, ed ecco il motivo per cui è una macchina che si comporta bene alle basse luci. Ma soprattutto 12 megapixel, guarda caso, è la risoluzione del 4K. La particolarità di questa macchina è che non fa quello che si chiama il pixel binning, ossia non accomuna più pixel, ma ogni singolo pixel è destinato al suo corrispondente segnale in 4K, quindi non ci sono particolari elaborazioni del segnale. Come lo fa il 4K questa macchina? Lo fa non internamente, ma lo fa in uscita tramite l'uscita HDMI. Quindi è necessario uscire dalla macchina HDMI e andare su un registratore esterno, sull'Atomos Shogun, che a quanto pare è l'unico che registra da ingresso HDMI in 4K. Thank you.